Nelle intenzioni dei partecipanti, l'incontro tra i vertici delle fonderie Pisano, la Regione Campania e del Comune di Salerno è servito ad avviare l'iter per la realizzazione di un nuovo stabilimento nell'area industriale di Buccino, un percorso non condiviso a sud della provincia di Salerno, dove l'intero comprensorio del Tanagro e dell'Alto e Medio Sele è pronto a proseguire la battaglia per impedire l'insediamento delle fonderie Pisano. Capisco il Comune di Salerno perché ovviamente nei suoi programmi, nei suoi progetti, quello di mettere fuori dalla cinta della città le fonderie, ma mancava ovviamente, ed è un'assenza fondamentale, il Comune di Buccino ed il territorio del Sele Tanagro, nonché anche il territorio vicino agli Alburi. Nei mesi scorsi il TAR ha bocciato la variante urbanistica con la quale il Comune di Buccino aveva destinato l'area industriale esclusivamente a nuovi insediamenti agroalimentari, battaglia che adesso proseguirà al Consiglio di Stato anche con il sostegno della comunità montana. Le nostre ragioni, trattandosi del Consiglio di Stato, sia ragioni amministrative ma soprattutto ragioni di contenuto, quindi in definitiva questo territorio non da oggi, da anni, ha scelto una sua destinazione, ha scelto diciamo, soprattutto in termini di sviluppo, e che la presenza delle fonderie contrasta in maniera palese con gli investimenti già fatti e con i destini che questo territorio si è dato.